Ma Chitella negli anni passati era proprio un gioiello. Questo villaggio è nato per volontà di Enrico Mattei quando è nato lo stabilimento. Quindi è nato per tutti quei lavoratori che insomma, lavoravano allo stabilimento e sono cresciuto in questo quartiere. Quartiere bellissimo. La possibilità di avere il mare vicino. Verde sempre pulito, giravano pure delle guardie per il quartiere, quindi io mi ricordo quando ero piccolo, se ci dovevano giocare a palla, ci sequestravano la palla perché avevano paura, insomma, che potevamo fare dei danni. C'erano delle regole ben precise da rispettare e noi bambini, ragazzini, comunque, piano piano le abbiamo assimilate. Inizio io. Mi chiamo Tiberio Acia, ho 49 anni e sono nato a Gela. Io sono Dalila Questante, ho 36 anni e sono nata a Gela nel quartiere Sette Farine. Tu chi sei? Viola. Viola come? Asia. Quanti anni hai? Quasi 5. E dove Non vivi? nascondere l'età. Dove vivi? A Gela. Allora, io le preparo quelle cose. Amore, i bicchierini quelli della mano dove sono? Abbiamo l'attività commerciale, la creperia. Tra l'altro è il mio lavoro, quello che ho sempre voluto fare, il barman. E in questa cosa ho coinvolto pure mia moglie. Inizialmente, insomma, Non era il mio non lavoro, era il suo ecco. lavoro, però, insomma, piano piano gli è piaciuto, gli è entrato dentro e ora è diventata più brava di me. Ok, sono pronti. Tavolo fuori. È una grande prova d'amore lavorare insieme. E credimi che non è Non è facile, facile perché perché ci comunque scontriamo, ci lavorare scontriamo insieme. anche su modi e atteggiamenti diversi nel lavoro. Quando si è persone intelligenti, no? Capisci magari di esagerare, capisci che magari il tuo atteggiamento è un po' non idoneo alla situazione, magari fai un passo indietro Siamo una e squadra, realmente sì, siamo uno una staff, squadra. sì. Se devi aprire un locale in generale, devi amare quello che insomma che devi andare a fare, quindi devi avere passione, amore, perseveranza, devi essere testardo, perché ci sono anche quei momenti insomma che le cose non vanno bene, quindi devi essere lì pronto ad andare avanti. Per te? Grazie. Prego. E questa è una cosa insomma che vorrei che succedesse anche alla città, no? In maniera proprio positiva, perché questa città insomma deve crescere. A Gela possiamo offrire ognuno di noi una cosa diversa, perché comunque le nostre specialità, le nostre prelibatezze piacciono. Possiamo distinguerci a Gela proprio per le cose buone che sappiamo fare, visto che siamo tutti dei buon gustai. Eccoci qui, ciao a tutti! Eccoci, Ciao! Che facciamo oggi di bello, amore? ciao! Facciamo una torta alle fragole! Sì, facciamo una torta margherita con tante fragole dentro. Guardate quante fragole buone abbiamo comprato! E per questa torta margherita di oggi, quali sono gli ingredienti che servono? Allora, fragole, zucchero, uova, farina e burro. Viola, una bambina molto dolce, dinamica, allegra, divertente, ha preso la verve da suo papà perché chi lo conosce sa che Tiberio è un giovane burlone. Vediamo, adesso Me la mettiamo rubo, la solita lungola, Viola, eccola. Allora ho iniziato a fare dei video insieme a lei mentre faceva le sue marachelle, vita quotidiana, no? Mamma, tutte le mani impastate di uova.
Da lì 100 visualizzazioni, 150, 200, 300. Basta, basta. Vai ancora? Lo zucchero. Lo zucchero. Nel giro di un mese siamo arrivati ad 800 visualizzazioni, un mare di commenti, persone che ci scrivevano dicendo: vi adoro, la tua bimba è simpaticissima, io vi adoro, l'amo, ti prego, venici a trovare. Di qua, di... cose assurde che ho detto: ma è possibile che i social facciano questo? Dobbiamo fare adesso subito una cosa che spacca. Da lì è nata una piccola influencer che si chiama Viola. Della no, con la lingua non ci provare, col ditino. Siamo pronti per mettere in forno? Sì. E poi ce la mangiamo tutta. Tipo adesso siamo arrivati a 1600 visualizzazioni. Però è sempre lei la protagonista. Ma cos'è il pappagallo? Perché è lei che adorano, non me. Viola, non fare la buffona, Viola. Stiamo parlando delle videoricette, quelle che facciamo sempre con l'iPhone. E guardate la torta che pronta. Mettiamo sempre su Instagram, guardate. Ta-da! Guarda Viola, guarda che buona. Veramente? Saporita. Saporita. Viola, ma la vittoria è di cosa che non puoi superare? Un sogno è la speranza che un desiderio si realizzi. Ciao, mamma! Portati. Per me è una cosa che da tanto tempo vai dietro, ci vai dietro, che sei lì quasi che la stai per acchiappare, però poi svanisce, non ci sei arrivato, ti sei stancato, quindi però l'hai accarezzato. Ok. Io un sogno ce l'avrei, perché come ho detto prima Gela ha tante potenzialità. Il mio sogno è che si possa sviluppare il turismo, perché abbiamo veramente una costa che altri ci invidiano. Abbiamo un mare che è bellissimo, quindi abbiamo veramente un posto da sfruttare dal punto di vista proprio turistico. Viola Selfie? Che gli abitanti inizino a rispettarla, perché è quello che manca fondamentalmente, no? Perché se noi amiamo casa nostra e la rispettiamo soprattutto, saremo dei perfetti padroni di casa. E poi che arrivino le università a Gela, che poi è tutto un concatenarsi, più turismo, più università, l'economia migliorerebbe. Cambierebbe quindi la mentalità, no? Di ragionare. Non aspettiamo più niente, dobbiamo essere noi stessi cittadini a rimboccarci le maniche. Pugno, non è per te, amore. No, non è per grande. Non è per gelato. Andiamo a comprarci il gelato da Gela. Gelato, sì. Gelato.